Salve Deliveroo. Buongiorno Deliveroo. Deliveroo. Io lavoro per Just Eat, io per Deliveroo. La gente non trova lavoro, nessuno lo assume, trova queste piattaforme. Per loro non abbiamo praticamente nessun costo, non avendo le tutele. A loro conviene avere tantissima gente disponibile. Inizia a esserci una competizione fastidiosa tra i lavoratori. È lì che sta andando il mondo del lavoro ed è lì che io non voglio che vada a finire il mondo del lavoro. Provo a iscrivermi per diventare un rider di Deliveroo. Bici comprata, uno smartphone potente già ce l'ho. Faccio un corso online. Clicca su prenota e vedrai una fascia verde a darti la massima flessibilità possibile. Firmo il contratto. Adesso posso ritirare il kit. Il frigo termico, un caschetto e gli indumenti. In meno di 48 ore sono diventato un rider di Deliveroo. Al momento non ci sono sessioni disponibili. Vediamo se se ne libera qualcuna. Ecco, si è liberata quella delle 19. Avete le lucine da bicicletta? Sono le 19, sono online. Da questo momento posso essere chiamato per una consegna. È stato assegnato un ordine da consegnare. Accetto. Deliveroo. Controlla che ti abbiano dato tutto quanto e devi caricare il vai. Vai verso nord-est su via di Campo Marzio, quindi gira a destra su piazza del Parlamento. Salve Deliveroo! Buonasera. Deliveroo! L'algoritmo non sa se sono idoneo a questo lavoro. Nessuno mi ha chiesto un certificato medico. Deliveroo! 3,9 km. Questo è il riepilogo della mia prima settimana di lavoro. Ed ecco il pagamento che arriva da un conto inglese. 5 euro lordi per consegna, 11 consegne. Da questi soldi io poi dovrò pagare tasse e contributi. Raga, attenzione al tunnel tra via del Tritone e via Nazionale perché non c'è l'illuminazione. Come stai? Sto a posto, te? Tu lavori da tanto qua? Quanto guadagni al mese? 1.200-1.300. Però tutti i giorni lavori? Sì, tranne lunedì 3-5. 3-5 consegne in un'ora? Sì. Tu riesci a farle? Dipende quanto sei veloce, se già conosci le strade, le cose. Ciao, ciao. Altrettanto, buona Pasqua a lei. Ciao caro. Ciao. Oggi che Pasqua ci pagano di più? 9. Quando piove non mi va. Già una volta ho rischiato di finire sotto la macchina, la classica buca di qua, e non ho rischiato di cadere, capito, mi sono spaventata. E dato che era la pioggia e tutto, ho detto porca miseria, sto a rischiare veramente per quanto, non è che sto guadagnando 2000 euro al mese. Sono architetto, però adesso in questo momento non faccio architetto, non sono in ingegneria, facevo pratiche, non venivo pagato. E poi sai com'è, in quel periodo non abbiamo soldi da pagare, stai qua, stavano 2-3-4 mesi, però le cose poi non cambiavano, dipende sempre dai miei, non so, sono scoppiata. Ok, fatto, ora mi arrivano le notifiche, accetti, ok, devo andare là sopra Cavour. Ordine 4260. Grazie. Google Map non sa che vado in bicicletta e quindi mi ha fatto fare questa scalinata. 11 minuti, 12 minuti, 11 minuti 53. I tempi delle consegne che ho effettuato sono tutti registrati. Questi sono i punteggi sulle mie prestazioni delle ultime due settimane. 100% di affidabilità, ovvero mi sono sempre fatto trovare online la sessione che avevo prenotato, e 4 sessioni con altre richieste di lavoro su 12. Con questi numeri ho la possibilità di prenotare le sessioni il lunedì alle 15. Ritira. Sì, sono le 15. Nessuna sessione disponibile al momento. Tutte le sere di questa settimana sono già prenotate dai rider che possono accedere alle prenotazioni alle 11. L'unica cosa che posso fare è chiedere di essere avvisato se si dovesse liberare una delle sessioni. Ah, per giovedì c'è un posto libero dalle 20 alle 21.
prenotato. Ma questa non è flessibilità. Questa flessibilità non c'è, perché se io non lavoro quando mi dici tu, che soprattutto è nei weekend e la sera, poi la settimana dopo non riesci a prenotarti i turni. Come dire, o lavori quando te lo dico io oppure non lavori. A me è capitato di dare le disponibilità e poi magari il venerdì sera non sentirmi molto bene. Sono rimasta a casa e non ho lavorato. Ti dicono è l'ultima chance per cui che ti diamo per lavorare se rispetti tutte le disponibilità che hai dato, se no possiamo rivalutare la nostra collaborazione insieme. La flessibilità sta solo ed esclusivamente dalla parte dell'azienda. Il lavoratore che rende la sua vita flessibile per renderla compatibile a quelle che sono le esigenze dell'azienda. Sono stato disconnesso perché non ho accettato il nuovo sistema di pagamenti con cottimo assoluto. Non si può definire questo lavoro come un lavoro d'autonomi. Ha rivendicato il lavoro di impiegati. È importante chiedere il riconoscimento della subordinazione, perché dalla subordinazione passano tutti i diritti e le tutele che al lavoratore spetterebbero, e con l'inganno della falsa autonomia il lavoratore è sottoposto invece a una perdita di questi diritti. Io sono un lavoratore autonomo, in teoria potrei chiedere in base alla prestazione che riesco a garantire una paga differente. Prova ad andare a discutere con loro la tua paga oraria, ti chiudono la porta in faccia. Tu non vuoi essere subordinato? D'accordo al fatto che se dei colleghi lavorino più di 20 ore a settimana, non esiste il fatto che non siano subordinati. Con i tagli studi studenti ovviamente mi farebbe comodo avere una flessibilità, come la si vuole chiamare, finché questa flessibilità non diventi quello che effettivamente è, cioè un'arma da parte del datore di lavoro. Come si fanno a conciliare le rivendicazioni, le esigenze di chi lavora poche ore a settimana e quelle di chi invece lo fa come primo lavoro? La questione del contratto spesso è fraintesa. Okay. Un contratto può tranquillamente essere subordinato e un lavoratore può lavorare poche ore. Basterebbe fare loro un contratto di part-time, oppure una formula contrattuale in grado di garantire proporzionalmente tutele a tutti i fattorini. Questo però non accade, non c'è assenza di diritti e tutele. Se il modello verso cui si va è della diffusione massiva di queste piattaforme, laddove il modello 57 ore alla settimana per Deliveroo diventa lo standard, allora sono legittime tutte le preoccupazioni e in qualche modo la flessibilità apprezzata da chi lo fa 2-3 ore a settimana diventa qualcosa che si può sacrificare di fronte alla necessità di regolamentare qualcosa che rischia di aprire rischi sociali molto importanti. Ora ordino una pizza, una margherita da 5 euro, presi di consegna 2,50 euro, 1 euro di mancia per il collega rider, andiamo al pagamento. Salve. Posso chiederti da quanto lavori? 2 anni e mezzo, mi lavoro bene, mi trovo molto bene. Primo lavoro. Quindi pranzo e cena tutti i giorni? No, io sono pagato orario. Ah, ancora sei pagamento ora. Quante ore lavori al giorno più o meno? Io guarda, io faccio 57 ore a settimana. 57 ore a settimana? Sì, il giornale che hanno parlato di libro, non so che cercano. Cioè, lavoro non c'è, questo ti fa lavorare, ti guadagni anche bene. Posso chiederti più o meno quanto è lo stipendio? Ah, io sono per 2000 euro. Ferie, malattie, non ce l'hai? No, perché nel Brasile non ho mai avuto bisogno. Però quindi, contratti come il tuo non ce ne sono più. Adesso non ce ne sono più, adesso mi viene pagato a consegna. L'anno prossimo passi a consegna. Sì, sei obbligato poi. Ah, sei obbligato a passare, sì, a consegna. Ok, grazie mille, ciao. Ah. Ciao. Partiamo da questa pizza per capire quanto guadagna Deliveroo. Io ho pagato 7,50 euro con l'applicazione, con carta di credito. Chi paga gli altri 2,50 euro del rider? Vado nella pizzeria dove è partita la margherita. Cioè, qualsiasi cosa uno ordina sono il 15%. Su quella pizza che mi sono comprato, il 15% significa 85 centesimi. Loro si prendono su quella pizza. Poi te danno i soldi dopo un mese, arrivano dall'Inghilterra. Ah, dall'Inghilterra pagano. E Deliveroo trattiene il 27,5%. Ah, voi trattiene il 27,5%. A fronte di migliaia di fattorini considerati come lavoratori autonomi che girano senza tutele, ferie e malattia e facendo con i loro zaini pubblicità al marchio, si può sapere quanto queste piattaforme digitali multinazionali pagano di tasse in Italia? Per esempio per pagare gli ospedali, riparare le buche delle strade. L'elemento un po' paradossale è che seppure il loro esistere si basa su una formidabile capacità di raccogliere ed organizzare informazioni, è difficile tracciare in modo efficace l'attività di queste piattaforme, quanto effettivamente paghino di tasse e se
questo ammontare di tasse pagate è congruo rispetto al volume d'affari che queste piattaforme generano, non è qualcosa a cui è facile dare una risposta. Perché queste piattaforme che hanno come attività core il food delivery o il trasporto privato hanno nella capacità di agire in perimetri non regolamentati o scarsamente regolamentati uno degli elementi salienti del loro successo sul mercato. In France, il passe che l'inspection du travail, qui contrôle le méthodes de travail dans les sociétés, a interrogé des centaines de livreurs pour arriver à la conclusion que en effet Deliveroo, mais Uber, Foodora, mais surtout Deliveroo, c'était du travail illégal. Et l'URSSAF, l'organisme qui collecte les cotisations sociales, ils ont défini un redressement de cotisations sociales que Deliveroo devrait payer au terme du procès, bien sûr, du fait qu'elle ne les ait pas payées via les livreurs qui sont donc des salariés déguisés. L'aggregazione è fondamentale perché appena i corrieri e i fattorini si associano, non restano atomizzati ciascuno nel punto suo, diventano una minaccia. Questa giornata per confrontarci con tanti altri e altri su un po', no, quello che sta succedendo a Bologna, in Italia, in Europa, tra i lavoratori delle piattaforme.